Partiamo per cominciare un grande viaggio nelle meraviglie archeologiche delle Isole Tremiti, un arcipelago straordinariamente ricco di testimonianze del passato. Ed in effetti ci basta guardare una delle cinque isole che lo compongono, l'isola di San Nicola, dove ci troviamo adesso, con la sua millenaria abbazia benedettina, la sua architettura, la sua imponenza, i suoi tesori artistici custoditi all'interno, per immaginare questo arcipelago come un vero e proprio scrigno di storie e tesori. Qui in passato si sono intrecciate tantissime storie. Storie di esilio, pensiamo a Giulia Minore, la nipote dell'imperatore Augusto, che l'anno 9 d.C. è stata esiliata proprio qui, alle Isole Tremiti, per una relazione adulterina. Storie di monaci, i benedettini nell'anno 1000, e poi i cistercensi e ancora i monaci lateranensi. Storie di assalti, di battaglie, con i numerosi attacchi da parte dei pirati di Almissa, e anche storie di confino nel periodo del regno borbonico e quello più recente nei primi del Novecento. Ma in questo viaggio vi vogliamo parlare delle bellezze archeologiche sommerse, sparse un po' ovunque sui fondali delle Isole Tremiti, che messe insieme raccontano e attraversano più di 2000 anni di storia. Pensate, attualmente sono stati censiti 14 siti di interesse storico e archeologico. Ci sono navi onerarie romane con il carico di anfore, navi medievali, alcune di queste con carichi misteriosi, ma anche i resti del ponte in legno che Ferdinando II di Borbone fece costruire nel 1844 per collegare le isole di San Nicola, Cretaccio e San Domino. Ma non solo, c'è il relitto del Lombardo, uno dei due piroscafi a ruote che Giuseppe Garibaldi e Nino Bixio hanno utilizzato per la spedizione del 1000, e dove oggi è stato realizzato un percorso archeologico. È il primo esempio nazionale di musealizzazione di un sito archeologico sommerso. Ci sono poi relitti più recenti, della Seconda Guerra Mondiale, con i resti di aerei. C'è un B-24, un bombardiere, e poco distante quello di un altro aereo, ma non ancora identificato. Insomma, le Isole Tremiti, oltre ad essere uno scrigno di bellezze e di colore per la ricchissima vita sottomarina, sono area marina protetta dal 1989, sono anche uno straordinario museo diffuso, dove i relitti, il loro carico, i reperti, sono diventate le testimonianze immortali del nostro passato, di storie di navigazione, di uomini, di marinai. Seguiteci in questa immersione lunga 2000 anni. L'arcipelago delle Isole Tremiti è composto da cinque isole: San Nicola, San Domino, Caprara, il Cretaccio e a 12 miglia Pianosa, che è il punto geografico più settentrionale della regione Puglia. È l'unico arcipelago italiano nel Mar Adriatico e si trova a 12 miglia dalla costa garganica e 24 dalla costa molisana. La superficie complessiva è poco più di 3 km quadrati, mentre sono 20 i chilometri di sviluppo costiero, caratterizzato dalla presenza di splendide cale, insenature e grotte. Riserva marina dal 1989, le Isole Tremiti sono oggi una meravigliosa località turistica. Meta privilegiata di tantissimi subacquei per la trasparenza delle sue acque e per la ricchezza di ogni forma di vita bentonica e pelagica. Qui alcune immersioni sono tra le più belle del Mediterraneo.
Ma ora torniamo a parlare del tesoro, quello sommerso, quello archeologico di questo arcipelago. L'archeologia subacquea è una delle scienze che più di ogni altra si misura con il mistero. Sott'acqua anche il più piccolo indizio, il più piccolo reperto può rappresentare un tesoro, non tanto per il suo valore intrinseco, quanto per tutto ciò che questo può regalare alle nostre conoscenze, al nostro sapere. Ed è sott'acqua che le indagini degli archeologi compiono lo sforzo maggiore, perché bisogna ricostruire un prezioso mosaico attraverso oggetti ritrovati in un ambiente complesso e ricostruire con metodo scientifico in superficie tutto ciò che è andato perduto. Ci troviamo all'interno del laboratorio del mare che si trova sull'isola di San Domino, un centro dove si effettuano studi sui siti archeologici e sui relitti delle isole Tremiti in collaborazione con esperti, archeologi, docenti di varie università nazionali con la supervisione della Soprintendenza della Puglia. Qui alcuni reperti molto importanti già catalogati e segnalati, colli di anfora, vasellame, parti metalliche, alcune di queste del piroscafo Il Lombardo ed altre ancora su cui si stanno effettuando studi di archeometria. Queste, come tante altre, sono le testimonianze del grande valore storico sommerso delle isole Tremiti, da studiare ma soprattutto da valorizzare. Quattordici sono i siti di interesse storico e archeologico. 8 sui fondali dell'isola di San Domino, 3 su quelli di Caprara e 3 sui fondali dell'isola di San Nicola. Un numero veramente importante, una storia veramente importante. Ma perché così tanti relitti sul fondo del mare di queste isole? Le isole Tremiti sono state sempre di importanza strategica nelle rotte commerciali nel mare Adriatico sin dai tempi antichi e viste con interesse anche dai pirati dalmati e dai turchi che miravano ad appropriarsi delle ricchezze acquisite e accumulate dai monaci dell'abbazia di San Nicola. Certo, navigare in quei tempi, qualunque fosse lo scopo, non era una cosa facile. E la bravura dei comandanti o degli equipaggi spesso non era sufficiente a governare la forza del mare, la forza del vento. Evitare scogli semiaffioranti, lo spostamento del carico, l'incendio a bordo o ancora peggio il cedimento strutturale. Spesso tutto ciò causava gravi danni alle navi e la scelta di avvicinarsi alle isole come possibile punto di riparo significava compromettere ulteriormente la sicurezza della nave, dell'equipaggio e del carico. Non è un caso che la maggior parte dei siti archeologici, quindi dei relitti, individuati alle isole Tremiti, si trovino proprio in prossimità della costa, ad una profondità che varia tra i 10 e i 60 metri. Oggi quell'infausto destino è diventato il vero tesoro storico, culturale ed archeologico delle isole. Thank you.
troviamo in prossimità del faro dell'isola di San Domino, che vedete alle mie spalle, in una zona denominata delle Tre Senghe. Proprio sotto di noi, in prossimità della costa, ci sono due relitti. Uno, una nave oneraria romana databile tra il II e il I secolo a.C. con il suo carico di anfore, probabilmente una frumentaria, e una nave lapidaria con il suo carico di blocchi di pietra. Poco distanti fra di loro si trovano tra i 18 e i 25 metri di profondità. Non conosciamo le cause del loro affondamento, probabilmente le avverse condizioni del mare che le ha portate ad impattare sulla costa oppure ad un cedimento strutturale. Di questi, il relitto più importante è quello della nave oneraria romana, denominato proprio delle Tre Senghe, e che è stato oggetto di scavo e di studio da parte della soprintendenza negli anni Ottanta. Fortunatamente la profondità non impegnativa, le caratteristiche del fondale di sedimento e sabbia ne hanno consentito un accurato studio e anche il recupero di molti reperti ed anfore. Inoltre le caratteristiche del fondale hanno consentito di individuare anche con gli scavi le parti lignee e quindi è stato possibile determinarne le dimensioni. 24 metri di lunghezza per 5 metri di larghezza, ma soprattutto il prezioso carico, 900 anfore di tipo Lamboglia 2 e alcune vinarie di tipo Dressel. Sul fondo ne troviamo alcune che sono state lasciate volutamente sulla superficie, mentre tutto il resto del relitto, eseguiti tutti i rilievi, è stato di nuovo ricoperto con il sedimento e la sabbia. Oggi, con le dovute attenzioni, è possibile fare immersioni sul sito archeologico, che sicuramente regala emozioni uniche. Immaginate la discesa sul fondo. Questa diventa come un viaggio indietro nel tempo. Ogni metro di profondità è un salto indietro di quasi 100 anni. Per arrivare in pochi minuti a 25 metri di profondità ed osservare da vicino anfore modellate e realizzate, pensate, 2200 anni fa. Ma le testimonianze di epoca romana sono sparse un po' ovunque sui fondali delle isole Tremiti. Anfore, vasellame, ceppi di ancore, fasciame testimoniano l'importanza delle isole, soprattutto nelle rotte commerciali nel Mar Adriatico. C'è un'altra nave oneraria, databile tra il II e il I secolo a.C., con il suo carico di anfore, che il fondale sabbioso, a seconda dei giochi delle correnti, scopre e ricopre. Il relitto, che non è stato ancora oggetto di studio e di scavo, è probabilmente una frumentaria e si trova adagiato a 24 metri di profondità. Siamo a Cala degli Inglesi, sull'isola di San Domino, e anche qui, scendendo sul fondo,
è possibile osservare parti di anfore, tappi fittili, e muovendo il sedimento è possibile scoprire anfore integre e parti lignee della nave. Un vero spettacolo! Coincidenza o destino, in questo stesso punto, dopo ben 1600 anni, un'altra nave, o meglio un piroscafo, ha trovato la sua tragica fine. Ci sono voluti anni di studi e di ricerche e nel 2005 si è potuto dare il nome a questa nave che dal 1864 giace proprio qui. Questa nave, questo piroscafo, è il Lombardo, uno dei due piroscafi che Giuseppe Garibaldi ha utilizzato per la spedizione di Miglia. Il Lombardo oggi è un relitto molto importante e lo è per tanti motivi. Dal punto di vista del contesto storico, perché si colloca intorno al 1860, quindi all'Unità d'Italia. Dal punto di vista navale, perché in realtà è l'unica testimonianza rimasta oggi nel Mediterraneo di nave con queste caratteristiche strutturali, cioè come piroscafo. Ma anche dal punto di vista della storia, dell'evoluzione nelle costruzioni navali. Perché segna il passaggio importante nella realizzazione di navi che prima sfruttavano il vento a quelle che poi invece sfruttavano la potenza meccanica attraverso l'utilizzo di macchine a vapore che azionavano ruote a pale laterali e successivamente poi eliche posizionate a poppa, dando il via allo sviluppo e alla costruzione dei grandi transatlantici. Qui al mio fianco un disegno di una macchina a vapore del tempo. Il Lombardo era un piroscafo lungo 48 metri, largo 7,40 m e aveva una portata massima di 240 tonnellate. Al suo interno due macchine a vapore delle officine Moseley di Londra, che sviluppavano ognuna 208 cavalli, consentendo la possibilità di raggiungere i 13 nodi di velocità. La caratteristica di queste macchine è che avevano il braccio di trasmissione del moto a fianco al cilindro. Quindi erano molto compatte e potevano essere inserite quindi in questi spazi angusti dei piroscafi o delle navi. Qui anche altri elementi importanti del piroscafo, parti metalliche, parti lignee del Lombardo, bulloneria e i fogli di rame che rivestivano le murate del piroscafo. Il piroscafo fu varato nel 1841 e Raffaele Rubattino di Genova divenne il proprietario nel 1846. Ma come mai il Lombardo si trova sui fondali delle Isole Trento? Bene, per scoprirlo dobbiamo tornare indietro nel tempo. Beh, questa notte dormirete alla meglio sopra quel divano. Ma veramente io dovrei tornarmene ad Alessandria. Se domattina non mi presento in caserma mi piglio gli arresti di rigore. Non vi preoccupate. Verrete con me. Sapete dove andiamo? No, generale. Andiamo in Sicilia. Cosa dice questo telegramma? Times, London. Garibaldi si è imbarcato stanotte a quarto con 1000 volontari su due piroscafi trafugati da Bixio alla Rubattino, punto. Pare che il generale voglia far vela per la Sicilia, punto. L'emozione negli ambienti politici e consolari è enorme, punto. Invierò del... Vai, prendi gli altri dispacci. Maggio 1860. Data che vede lo sbarco dei 1000 al comando di Giuseppe Garibaldi e Nino Bixio a Marsala, che arrivarono proprio a bordo di due piroscafi, il Piemonte ed il Lombardo. L'azione colse di sorpresa la flotta del Regno delle Due Sicilie e quella della Reale Marina inglese, che tardarono nella reazione e cominciarono a cannoneggiare i due piroscafi solo ormai a sbarco avvenuto. Questo comunque procurò gravi danni al Piemonte, tant'è che ne fu deciso lo smantellamento, mentre il Lombardo, anche se colpito, fu rimorchiato a Palermo e in cantiere riparato. Da quel momento la nave, il piroscafo, tornò in navigazione nelle rotte del Mediterraneo per trasportare persone, soldati e merce. Quattro anni dopo, il 3 marzo 1864, il Lombardo salpa da Ancona al comando del luogotenente di vascello Giuseppe d'Esta per trasportare detenuti alle Isole Tremiti e soldati a Manfredonia. È in questo punto, sull'isola di San Domino,
che oggi si chiama Punta del Vapore, che il piroscafo urta una secca a causa della forte mareggiata e della scarsa visibilità. L'impatto è violento e si danneggiano irrimediabilmente gli organi di manovra. Non più governabile, il piroscafo viene spinto dalla forza del vento all'interno di Cala degli Inglesi e la forza impetuosa delle onde lo portano ad incagliarsi sulla costa. Dopo 5 giorni e dopo numerosi tentativi per disincagliare il piroscafo, anche con l'aiuto degli isolani, il mare incessantemente continua ad aprire falle che ne provocano l'affondamento. E il 19 marzo 1864 ne viene dichiarata la perdita totale. Ora i resti del piroscafo sono proprio qui, alle isole Tremiti, ed è qui che è stato realizzato il primo museo archeologico sommerso. 19 pannelli esplicativi che sono stati posizionati lungo un percorso consentono, attraverso immagini, descrizioni e testi, di conoscerne le caratteristiche e la storia. Insomma, il mare delle isole Tremiti è straordinariamente ricco di testimonianze del passato e non finisce mai di stupire. Infatti, il continuo studio e monitoraggio dei suoi fondali da parte degli esperti del Laboratorio del Mare ha consentito di individuare nuove aree da investigare, che potrebbero svelare la presenza di nuovi relitti e magari anche di nuove storie. Tra quelli censiti ce n'è uno in particolare che sta suscitando un grande interesse, si trova in prossimità dell'isola di Caprara che vedete in fondo, estremamente importante per il suo misterioso carico. Migliaia di piastre proprio come questa che vedete, delle dimensioni di 42 cm di lunghezza per 27 cm di altezza. Ciascuna del peso di circa 4 kg. Dai primi studi e dalle prime analisi risulterebbero composte principalmente di rame, l'87%, e per la restante parte invece di piombo, zinco e nickel. Apparentemente di epoca medievale, questo è il misterioso carico di una nave i cui resti, il cui relitto, è stato individuato a 35 metri di profondità tra l'isola di San Domino e l'isola di Caprara. Thank you.
oltre alle piastre, sul fondo sette ancore di grandi dimensioni, vase e lame, ma la cosa più importante è che sotto il sedimento è stato ritrovato il fasciame, la parte lignea della nave. E insieme a questi alcuni oggetti di grande valore, perché sono oggetti di vita quotidiana di bordo. Pensate, un contenitore con dentro frutta secca, in particolar modo noci ben conservate. Questi ritrovamenti hanno spinto gli esperti del Laboratorio del Mare e la Soprintendenza Archeologia Puglia a coinvolgere nello studio del relitto anche alcune università nazionali, specializzate in archeometria, conservazione e restauro dei materiali. Questo prima eventualmente di cominciare le complesse attività di scavo. Oggi infatti, grazie alla tecnologia e alle conoscenze scientifiche, è possibile analizzare e datare alcuni reperti anche attraverso piccoli frammenti. Cerchiamo ora di scoprire quali sono le tecniche per un corretto studio sulla composizione dei materiali, il loro restauro e successivamente la conservazione. Uno dei miei interessi di ricerca è l'archeometria, che potremmo definire come il trade union tra le discipline umanistiche e le discipline scientifiche. Si utilizzano i metodi sperimentali delle scienze chimiche, delle scienze fisiche, geologia, biologia, informatica per lo studio e la diagnostica di reperti archeologici e opere d'arte di tutti gli stili e tutte le epoche. Si possono avere informazioni sulla composizione chimica, sulla tecnologia di produzione, sulla datazione, la provenienza e l'autenticazione dei reperti. Lo sviluppo di sempre più sofisticate tecniche strumentali come la spettroscopia Raman, la spettroscopia di fluorescenza X, che possono anche essere utilizzate in situ nel momento in cui si debbano studiare delle opere d'arte molto preziose e inamovibili, permettono di fare uno studio, una diagnostica, quindi di avere informazioni molto definite sulla maggior parte dei beni culturali. La chimica archeologica è una branca dell'archeometria che si interessa allo studio della composizione organica e inorganica dei materiali per poterli individuare e conoscere. Infatti, conoscere la natura e la reattività dei materiali, dei reperti, è importantissimo per poter fare una corretta conservazione e un opportuno restauro. Isole Tremiti, cinque piccole isole, le uniche italiane nel Mar Adriatico. Un mare questo in grado di raccontare la storia di questo arcipelago. Tanti relitti, al punto che il mare è diventato un vero e proprio museo diffuso sommerso. Relitti di epoca antica, medievale, moderna e anche contemporanea. Poco distante da qui, da dove ci troviamo adesso, questa è Cala delle Arene dell'isola di San Domino. A 50 metri di profondità troviamo i resti di un aereo, un bombardiere pesante quadrimotore, un B-24, che racconta la tragica storia del bombardamento della città di Foggia e più in generale della Puglia durante la Seconda Guerra Mondiale. Is hit.
Sul versante opposto, rispetto a dove ci troviamo adesso, invece una mina navale, probabilmente una P-200, che si trova a 19 metri di profondità e che vede il mare delle Tremiti e del Gargano raccontare scenari di strategie militari, di battaglie, che lo hanno reso tragicamente protagonista anche durante la Prima Guerra Mondiale. Protetti da cortine fumogene, squadriglie di nostre siluranti si recano a depositare campi di mine in zone obbligate in navigazione. Si lanciano le mine in mare. A regolari intervalli l'una dall'altra, le mine cadono in acqua e, mediante appositi congegni, si ancorano al fondo, restando sospese ad una data profondità, insidia nascosta ed implacabile per il nemico. Come abbiamo visto, il mare talvolta è il custode migliore dei propri misteri, anche di quelli svelati. Ed è per questo che dal punto di vista della conservazione dei beni archeologici sommersi si ritiene più opportuno lasciarli lì, dove gli eventi li hanno trascinati. Qui alle isole Tremiti il mare custodisce frammenti, reperti, che possono raccontare più di 2000 anni di storia. Un vero e grande museo sommerso, dove è possibile osservare relitti di naufragi noti, ma anche reperti ancora avvolti nel mistero. Le acque cristalline, inoltre, la bassa profondità di alcuni siti, consentono di avere una straordinaria visione d'insieme del sito archeologico e non solo, poter godere con calma di ogni particolare, di ogni dettaglio dei reperti. Fare un'immersione su questi siti, su questi relitti, con le dovute attenzioni, accompagnati da guide esperte, significa fare uno straordinario viaggio indietro nel tempo. Perché in questo mare di storia i reperti sotto i nostri occhi sono pronti a riprendere vita e a raccontarci di storie di navi e di naufragi, di navigatori esperti traditi dalle insidie del mare, di tempeste che hanno strappato all'uomo carichi preziosi e forse la vita stessa, di battaglie condotte con audacia, a volte questa più potente delle armi. Qui, in questo mare, che tutti i giorni accoglie il sole al tramonto, c'è tutta la storia del nostro passato.